bisogna accendere l'entusiasmo nei cittadini nella partecipazione politica attiva. Di cosa ha bisogno oggi Chieti? Innanzitutto di essere lanciata, di essere unita. È ufficiale, Luca Micone è il candidato sindaco di Chieti per il Movimento 5 Stelle. Inaugurata la sede elettorale questa mattina, il 20 settembre, sottolinea il pentastellato, non sarà solo il giorno delle amministrative, ma anche quello del referendum grillino per il taglio dei parlamentari. È una squadra nuova quella a sostegno di Micone, perché i consiglieri 5 Stelle della consigliatura che si appresta a concludersi hanno deciso di non ricandidarsi. I due consiglieri comunali uscenti, che per occasione ringrazio per il lavoro fatto in questi 5 anni, non si sono più ricandidati per motivi professionali. Quindi abbiamo ricostruito una squadra che comunque aveva anche elementi precedenti e quindi adesso siamo ripartiti con più slancio, con rinnovamento e siamo qui pronti ad accogliere le istanze dei cittadini. Siamo aperti al dialogo, ma ci alleiamo solo con liste civiche. Queste le parole di Micone, che così chiude la porta in faccia al candidato del centro-sinistra Diego Ferrara, che aveva definito i 5 Stelle interlocutori privilegiati. Noi abbiamo aperto alle liste civiche, abbiamo fatto un appello, anzi ne abbiamo fatto più di uno, perché al momento noi possiamo allearci solo con liste civiche. Quindi chi vuole, noi siamo aperti al dialogo, anche eventualmente ad allargare il discorso sul programma. Noi siamo qui.